scritta dai sorrentinori. Non potrei mai contare cosa giusta. Apposta qua basar con guerradores. Chi d'essere noi santa usa mostra. Sorrento me levante sul moliante. Sono i settanni attive. 30 aprile 2011, una giornata importantissima quella di quest'oggi. Siamo qua in compagnia degli Stentales in occasione di questo tour che ha portato gli Stentales insieme col Diretti della Lazio e della Sardegna al Circo Massimo a Roma. Beh, importantissimo anche perché comunque essere qui è un grande piacere, un grande onore. Oltre ai grandi mercati di Campagna Amica, questo gemellaggio appunto con i prodotti sardi che incontrano i prodotti laziali, siamo noi, gli Stentales, il coro degli Amici del Folklore, una cosa nata per idea nostra dell'Associazione Stentales e dell'Assessorato Regionale al Turismo in collaborazione con le Coldiretti. Sposando questo progetto si chiama Onora Sistranza. E poi essere a Roma insomma oggi è particolare perché c'è la beatificazione di Wojtyla domani, il primo maggio a Roma, e ci siamo anche noi insomma, è una cosa importantissima. Oltre il 20% di incremento su quella che è l'imprenditoria in riferimento alle aziende agropastorali. Bah, sono dei mercati che stanno andando benissimo anche perché comunque acquisti a chilometri zero e quindi va dal produttore al consumatore. Un grande introito per le aziende, importante, e poi soprattutto il fatto di poter esportare i nostri prodotti e farli conoscere anche a un mercato che magari per noi è quasi sconosciuto è importantissimo, con un bacino d'utenza completamente diverso. Allora, andiamo anche a raccontare ciò che succederà, ma soprattutto quali sono le emozioni che si vivono oggi. Sarà una giornata impegnativa, Beh sì, già dalle 6 del mattino siamo in giro per preparare questa cosa, questa bella cosa, insomma, una cosa emozionante. E qui abbiamo Daniele che non vede l'ora, insomma, che ci sia la beatificazione domani, no? No, è importante essere qua sia musicalmente, sia poi ognuno di noi ha il suo pensiero, insomma, per il fatto di fede, perché è un giorno importante, la santificazione di Papa Wojtyla, un Papa legato anche ai giovani, anche alla musica, a tutto quello che è la religione cattolica, insomma. E poi, a prescindere da tutto, è una persona importante, riconosciuta da qualsiasi religione, da qualsiasi personaggio del mondo, insomma, di questi ultimi 30 anni. Il colpo d'occhio iniziale è stato questo campo dove ci sono dei ritorni, case, palcoscenico gigantografici. Sì, infatti eravamo già contenti. Pensando che fosse il palco per gli Stentales. Sì. Invece no, ma ci accontentiamo del nostro palco. Logicamente questa manifestazione per la beatificazione di Wojtyla è una cosa decisamente importante per tutto il mondo, credo, almeno per il mondo cattolico. Noi, la nostra manifestazione è importante per la nostra terra, per la Sardegna, è importante per, come diceva Gigi, per lo scambio appunto dei prodotti, per far conoscere i nostri prodotti, e di questo tempo ne abbiamo bisogno. Allora adesso ci trasferiamo proprio nel mercato del Circo Massimo, il grande appuntamento con la Coldiretti Lazio e Sardegna e questo gemellaggio importantissimo. Vi aspettiamo tutti, anzi vi abbiamo già aspettato perché noi siamo qua. Il 30 aprile è una giornata memorabile, ripeto, tante manifestazioni a contorno, e soprattutto la Sardegna che si sposta in Lazio e affronta con dignità e con consapevolezza di poter conquistare nuovi mercati. So ciò col Diretti è tutta un'altra vita, visita i mercati di Campagna Amica, vieni insieme a noi, c'è il sole che è la vita, brilla nei mercati di Campagna Amica. So ciò col Diretti è tutta un'altra vita, visita i mercati di Campagna Amica, vieni insieme a noi, c'è il sole che è la vita, brilla nei mercati di Campagna Amica. Da Nuoro a Roma, ecco che il tour degli Amici della Sardegna si trovano qui al mercato di Campagna Amica del Circo Massimo. Come vedete, un posto bellissimo dove si vende il prodotto direttamente dal produttore al consumatore. Tra oggi e domani 5.000 romani arriveranno in questo sito per acquistare e degustare i prodotti che sono venduti,
è l'occasione per far degustare i prodotti e vendere anche i prodotti della Sardegna, degli amici espositori e produttori sardi che sono venuti oggi a Roma a trovarci. Ci sarà una bella giornata, anche il presidente della Coldiretti Marini sarà presente, che porterà il suo saluto. Ci sarà una giornata di folklore e anche di musica con gli amici Tenores di Nuoro e il famoso gruppo Istentales che allieteranno la giornata. Tutto questo per evidenziare la problematica agropastorale laziale e ovviamente sarda, per evidenziare i problemi da un altro punto di vista, da un punto di vista diverso, in un incontro con il cittadino consumatore per esaltare i propri prodotti affinché si possa così condurre una battaglia nuova per raggiungere gli obiettivi. Io in qualità di direttore della Coldiretti del Lazio sono contento di ospitare gli amici sardi, sarò per loro il cicerone di questo weekend, mi metterò a completa disposizione per amicizia e per lavoro. Saluto della Regione Sardegna che sta seguendo questo tour degli amici sardi, so che sono stati nel Veneto, oggi nel Lazio, veramente un lavoro impegnativo, però è importante che un'emittente televisiva segua queste iniziative per poter dare ovviamente una risposta mediatica nell'interesse del settore. Saluto della Regione Sardegna. Con campagna amica, freschezza e serietà. Quando un figlio nasce saggiamente va cresciuto, così un prodotto cresce per essere finito. Se tu credi, non crederai ai tuoi occhi. Ricchi di bontà i nostri prodotti, tutti assieme. 2 anni di grande lavoro per Campagna Amica, ma quali sono le positività oltre il 20% per quanto riguarda l'imprenditoria? Beh, è un fenomeno che sta esplodendo, cresce in maniera vertiginosa. In 2 anni abbiamo circa 1000 mercati farmer market in tutta Italia, 5000 punti vendita di Campagna Amica, apriranno a breve anche le botteghe di Campagna Amica, ma anche perché questo, al di là del momento, voglio dire, commerciale, la possibilità di acquistare prodotti del territorio a chilometro zero, tipici, direttamente dal produttore, per cui in filiera corta, dicevo, è anche un grande momento formativo, culturale. L'incontro tra produttore e consumatore permette di conoscere la nostra agricoltura, i nostri cibi, le nostre tradizioni, pertanto è un'occasione unica e irripetibile che negli anni avevamo un po' perso. Presidente, al nostro fianco c'è Luca Sabba, che dal Veneto si è ritrasferito in Sardegna, ma come stiamo andando, Luca, nella regione Sardegna? Ma noi siamo, come Coldiretti Sardegna, parte di un sistema nazionale e facciamo la nostra, come si dice a proposito, parte. Facciamo anche noi i nostri mercati, stiamo portando avanti la filosofia della nostra organizzazione con i mercati di Campagna Amica, che stanno avendo anche da noi un successo incredibile. Ne abbiamo circa 15, ma siamo in forte espansione. Stiamo anche noi tentando di aprire una prima bottega di Campagna Amica per poter cercare in qualche modo anche di far conoscere il nostro prodotto non solo una volta alla settimana ma tutti i giorni. E dietro tutti questi obiettivi è chiaro che c'è un progetto economico forte della nostra organizzazione che non si basa solo attraverso tanti aiuti che i nostri imprenditori, di cui i nostri imprenditori hanno diritto e bisogno, ma si basa anche su un progetto di valorizzazione dei nostri prodotti reale che passa anche attraverso queste iniziative che vedono coinvolte i mercati di Campagna Amica del Lazio con quelli della Sardegna. Allora, Presidente, ma lei in Sardegna ci viene spesso? Io sono venuto l'ultima volta in Sardegna questa estate, tra l'altro abbiamo fatto una bellissima assemblea con i pastori sardi, era il momento clou del problema del prezzo del latte sardo e del latte ovino, ahimè il problema in parte è rimasto, per cui ritengo che dovrò tornare molto presto. Secondo lei qual è la regione che vive più la crisi? Beh, il centro-sud è sicuramente oggi è più penalizzato dalla crisi, perché ci sono meno infrastrutture, ci sono meno strutture di trasformazione. Lì bisogna lavorare di più, ma noi nel nostro progetto di filiera agricola italiana abbiamo proprio acceso un focus sulle problematiche del centro-sud e anche della Sardegna e naturalmente pensiamo che in questo territorio l'agroalimentare, il cibo e l'ambiente siano le leve competitive per costruire il futuro e pertanto dobbiamo tutti quanti impegnarci di più per far crescere queste parti comunque fondamentali del nostro paese. La ringrazio Presidente, grazie a voi. La saluto, buongiorno, buon lavoro, buona giornata. Luca, noi avremo modo di rivederci ancora. Grazie.